una recente intervista, un ex tronista di Uomini e Donne ha detto la sua sul trono di Francesca Sorrentino. Nei giorni scorsi, si è tenuta la prima registrazione della nuova edizione di Uomini e Donne. Qui sono stati annunciati e presentati i primi tre tronisti del trono classico che sono Francesca Sorrentino, Michele Longobardi e Alessio Pecorelli. Rispetto a quest'ultimo, i primi due sono già due volti noti al pubblico di Canale 5. Michele ha preso parte alla scorsa edizione del dating show in qualità di corteggiatore dell'ex tronista Manuela Carriero. Invece Francesca Sorrentino ha preso parte alla penultima edizione di Temptation Island in coppia con l'ex fidanzato Manuel Maura. Ricordiamo che, già all'inizio della scorsa edizione di UD, Maria De Filippi aveva proposto il trono a Francesca. Ma la ragazza, ancora presa dalla storia con l'ex fidanzato, aveva rinunciato declinando la proposta. Uomini e Donne, ex tronista dice la sua su Francesca Sorrentino. I due ex fidanzati erano poi tornati insieme nei mesi a seguire. Ma a quanto pare le cose non sono andate per il verso giusto e verso gli inizi di giugno, hanno deciso di lasciarsi definitivamente. Così, a distanza di due mesi, ora Francesca è pronta per intraprendere questa nuova esperienza che la porterà a trovare la persona giusta con cui condividere la vita. Sulla scelta della ragazza di tornare nello studio di Canale 5 a distanza di un anno, e accettare quindi la proposta della conduttrice è intervenuto di recente l'ex tronista Brando Efrikian. Nel corso di un'intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, il fidanzato dell'ex corteggiatrice Raffaella Squotto ha commentato la notizia affermando di non essere d'accordo. Ecco le sue parole. Per quanto riguarda Francesca, qualora dovesse scendere Manuel sarebbe piuttosto ridicolo, ma anche per la gente da casa, basta no? Se decidi di metterti in gioco basta. Secondo me è troppo prematuro, così come l'anno scorso aveva detto che sarebbe stato prematuro. Non vedo come le cose possano essere cambiate quest'anno visto che si è lasciata ieri. La rivelazione sulla sua storia d'amore. Nel corso dell'intervista, Brando ha anche detto la sua sull'altro tronista Michele Longobardi. Michele Longobardi l'ho conosciuto l'anno scorso quando scese per Manuela. Da quello che ho visto mi sembra un bravo ragazzo, spigliato, piaceva anche alla gente a casa e me lo aspettavo sarebbe potuto andare sul trono. Penso che saprà destreggiarsi sul trono, e parlato della sua storia d'amore con l'ex corteggiatrice, lasciandosi andare ad una rivelazione inedita. Tra noi procede bene, la distanza sicuramente non ci facilita, però va bene. Ci piacerebbe andare a convivere, non è semplice. Dobbiamo capire dove, come, cosa faremo, quello è un punto interrogativo. Se lei è dello stesso parere, lo devi chiedere a lei.